A tutti voi una cordiale buona serata, ben ritrovati con Sanità Benessere Oggi. L'avete letto nel titolo, parleremo di riabilitazione Parkinson e ictus, ovviamente alla luce dei benefici del dispositivo medico Gondola. Do il benvenuto agli ospiti di questa sera, dottor Stefano Tassin, buonasera, direttore scientifico del Gondola Medical Technologies a Losanna. Chiara Previati, terapista della riabilitazione, bentornata Chiara. Grazie, e al centro La Panacea a Copparo. E allora, per chi non avesse avuto modo di seguire altre puntate dedicate a questo argomento, partiamo proprio da quello che il titolo ci sottolinea, Parkinson e ictus. Dottor Tassin, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un approccio diverso da quello che normalmente viene consigliato e fatto da tanti anni a questa parte, un approccio molto più neurologico e molto meno neuroriabilitativo, dove si dà la possibilità al paziente di recuperare una serie di movimenti o di capacità motorie che fino a poco tempo fa era impossibile riuscire a riprendere. Quindi un approccio sicuramente migliore, più facile, più veloce, che amplifica notevolmente anche il lavoro del vecchio tipo. E dopo andremo a vedere nel dettaglio cosa accade nel Parkinson e che cosa nell'ictus, perché ovviamente sono due categorie, diciamo una malattia e invece un evento, molto differenti tra loro. Chiara, però, veniamo anche alla parte proprio, diciamo, ambulatoriale del discorso. Come viene valutato un paziente all'inizio? Come si comincia, ecco? Beh, ovviamente prendendo in considerazione l'aspetto ovviamente diagnostico, che è già stato fatto da chi di dovere, quindi dal neurologo, e tutte le indagini strumentali, e questa è la fase preliminare. Dopodiché, valutato che rientri in quelle categorie dei disturbi del movimento che possono essere trattati col dispositivo Gondola, viene valutato dal punto di vista motorio e quindi fatti quei test semplicissimi che ogni paziente può eseguire tranquillamente, che ci permettono di avere una valutazione concreta di quello che riesce a fare il paziente prima della stimolazione. Ad esempio, alzarsi dalla sedia, ad esempio fare un piccolo percorso, ad esempio valutare se in questo breve percorso esce il freezing, che è uno dei sintomi, se stiamo parlando di Parkinson, certo, ovviamente, che è uno dei sintomi che sono più invalidanti nella patologia, oppure le difficoltà che escono nella vita di tutti i giorni, certo, che questi piccoli esercizi che facciamo fare inizialmente ricalcano quelle che sono le difficoltà che ogni paziente ha nella vita di tutti i giorni, quindi quello che può essere la camminata, quello che può essere alzarsi dalla sedia, quello che può essere andare in bagno autonomamente, certo, tutte queste cose. Ma molto spesso questi pazienti vengono già con una terapia farmacologica addosso o no? Allora, noi quando c'è il contatto preliminare con questi pazienti avvertiamo sempre familiari e pazienti che devono sospendere il trattamento con il farmaco della levodopa almeno 3 ore prima di venire in studio. Del controllo che fanno da te. Esatto, questo perché ci permette di vedere a pieno quelle che sono le loro difficoltà senza avere l'interferenza del farmaco. In questo modo ci rendiamo conto se quello che Gondola farà poi successivamente, quando andremo a fare la prova e il trattamento, se effettivamente abbiamo una risposta, che tipo di risposta, in che modo risponde e quelli che sono i miglioramenti degli aspetti motori che in realtà invece prima sono presenti prima di fare la stimolazione. Tra diciamo, farmaco e gondola, oggi la gondola non è in studio, però poi la regia ci aiuterà facendo vedere un po' di immagini, insomma, che illustrano questo dispositivo meccanico. Tra farmaco e gondola che rapporto c'è? Ma è un rapporto sicuramente di unione. Il farmaco da solo non riesce a coprire tutti i sintomi problematici di questa malattia e spingendo troppo l'acceleratore sul farmaco ci sono spesso gli effetti collaterali. Effetti collaterali che a volte sono peggio della malattia stessa. Dunque il fatto di aver ricercato un nuovo dispositivo, un nuovo neurostimolatore
per riuscire a migliorare, noi miglioriamo gli AMEC needs. Cosa sono? Sono i sintomi motori che non vengono gestiti dai farmaci, quindi i sintomi importanti. Facciamo farmaco, degli esempi magari. Il farmaco, essendo un cocaino simile, ha il compito di migliorare la velocità di conduzione del movimento. Per contro non riesce a creare un sincronismo, ossia io mi muovo molto lentamente, il farmaco mi eccita, io mi muovo di più e sulla base di questo movimento innaturale in più io riesco a fare più cose. Certo. Questa cosa però, che sembra tutto sommato abbastanza buona, aumentando le dosi, perché essendo appunto un farmaco che spesso c'è bisogno di aumentarlo mediamente ogni 6 mesi, il cervello a un certo punto è quasi come se rifiutasse di accettare questo stimolo così tanto importante e invalidante preso ogni 3 ore, e quindi reagisce dando degli effetti collaterali abbastanza importanti, come le discinesie, blocchi motori, cose di questo tipo. Quindi il riuscire a mantenere il farmaco senza aumentarlo troppo, dunque dargli la possibilità di interagire giusto sul corpo senza creare degli effetti collaterali, unendo un dispositivo, uno stimolatore che invece va a mediare ai movimenti, penso che sia un connubio perfetto. Quindi diciamo che chi è in cura con il dispositivo gondola tende a ridurre l'assunzione del farmaco? Sì, dipende dal grado della malattia. Fino a qualche anno fa la maggior parte dei neurologi spingeva molto sul farmaco, fregandosene un po' in realtà degli effetti collaterali, perché il compito era muovere il paziente. Poi nel corso del tempo le cose sono cambiate, perché? Perché comunque se tu spingi tanto su un farmaco, dopo 5 o 6 anni di farmaco il farmaco non fa più effetto, e se hai 50 anni, a 55 anni la vita terapeutica non è finita. Quindi, e sappiamo che il Parkinson non ha età, nel senso che può arrivare anche in giovane età. Sì, noi abbiamo un sacco di associazioni ormai a livello europeo e mondiale dove ci sono queste associazioni di Parkinson giovanile che può arrivare dai 25 ai 30 anni, quindi sicuramente è una piaga abbastanza importante. E secondo il mio punto di vista il mondo non era pronto per questo cambiamento, perché si è sempre visto il Parkinson come una malattia della terza, quarta età. Dunque gestire un paziente di 80 anni con un Parkinson diventa facile, perché comunque fino a 84-85 anni il farmaco tiene bene e poi siamo alle mani del Signore. Diverso in cui invece se si presenta un uomo di 40-50 anni che si spinge tanto sul farmaco, ne ha 55, e poi da lì è solo un problema. Certo. Quindi la scuola di pensiero della neurologia oggi è quella di diversificare le attività farmacologiche cercando di dare meno effetti collaterali possibili. Ecco, parlando di riabilitazione, ovviamente il tuo campo, quindi diciamo il tuo pane quotidiano, che cosa è cambiato nel tempo? Ormai sono 12 anni che la gondola è presente e tu stessa più o meno è dall'inizio che, sì, che la usi. Che cosa è cambiato nel tuo lavoro prima e dopo gondola? Ma tantissime cose sono cambiate, l'approccio è cambiato il modo di vedere il Parkinson, il modo di capire anche le esigenze del paziente e come fare ad aiutarlo, oltre alla fisioterapia, certo, classica, sì, diciamo, anzi, quasi quasi ormai fisioterapia classica non si facciamo fa più. No. E quindi è proprio un ridare vita a quelli che sono i vecchi ricordi dei movimenti e riprendere il paziente proprio nelle sue abitudini normali, ecco, insomma, della vita di tutti i giorni, nel fare quotidiano, ma soprattutto nella spontaneità dei suoi movimenti. La spontaneità ci permette di lavorare molto meglio, certo, perché non dobbiamo compensare qualche cosa come si faceva prima o trovare un stratagemma, un escamotage, sì, per potergli far fare, sorpassare, diciamo, quelle che erano le loro difficoltà. Adesso invece è una ristruzione, è un cercare di far riprendere
veramente il movimento corretto e sequenziale, certo, del, in questo caso del passo, chiamiamolo, sì, il passo, ecco, insomma. Che comunque è la cosa che più salta, sì, agli occhi. Diciamo, insomma, che è la difficoltà maggiore, quella di muoversi, e di conseguenza, ecco, questo è l'obiettivo primario. Dopodiché ci sono anche altri aspetti che vengono migliorati spontaneamente con gondola, che può essere la, il raddrizzamento del tronco. Quindi l'equilibrio. Una postura di nuovo bella, esatto, corretta. Esatto, esatto. La cosa che io rimango sempre molto impressionata è lo sguardo che riprende quando facciamo la gondola, che scendono dal lettino e passano quei minuto e mezzo che lo sguardo ritorna vivo e non, sì, è più amimico e inespressivo. È veramente una cosa che a me ancora tuttora, ecco, dopo tutti questi anni, insomma, fa lascia sempre il suo effetto, sì, e il farmaco non lo fa. No. Il farmaco, no, su questo non interviene. No. Diciamo che migliora un attimo nella fase di off questa cosa, però rimane sempre comunque quell'espressività che non c'è. No, che non è più la persona di prima. Certo. Rivedi veramente l'espressione del volto della persona, ma questo è di correlazione, beh, diciamo, insomma, a una però cosa. È una parte fondamentale di tutto il lavoro che si fa sul paziente. E l'altra cosa che lascia sempre stupiti è vedere che il freezing scompare, che ricordiamo per chi ci ascolta a casa, adesso per noi sono diventati discorsi ormai quasi, diciamo, ovvi, però il freezing che cos'è? Il freezing è quel inceppo, incollamento dei piedi per terra dove il paziente, il congelamento, dove il paziente non riesce a compiere il passo per innescare la marcia, e questo può durare svariati secondi e qualche minuto anche, quindi... Perché noi, sì, cioè tu lo descrivi così, però noi immaginiamo questo paziente non nel tuo ambulatorio con il freezing, ma immaginiamolo a casa, in città. A casa, a casa, spasso, anche solamente, cioè con le persone intorno, sì, diventa veramente invalidante. Certo. Non riuscire a compiere, non riuscire un passo, a oltrepassare la soglia, quindi a oltrepassare la porta per ad esempio andare in bagno, certo, all'urgenza di andare in bagno, certo, ma questo, vista la porta, si blocca lì e non va oltre la soglia, oltre, insomma, la soglia, o ci mette 30 secondi per oltrepassarla, o un minuto, oppure addirittura ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a oltrepassare, a compiere il passo. E questo veramente è una cosa che per i pazienti che soffrono di questo sintomo cambia la vita, certo, veramente cambia la vita. Ecco. Dottor Tassin, che cosa succede nel nostro cervello? Cioè, perché il freezing? Perché il Parkinson? Che cosa fa? Il Parkinson è un morbo, dunque non è in realtà una malattia, è un evento. È un evento. Un evento che entra nel nostro corpo, fa funzionare meno delle cose, in questo caso produce meno dopamina, che è una sostanza, vorrei dire un olio, non è vero, ma che serve per fare velocizzare i nostri neuroni da una parte all'altra del nostro cervello. Questa sostanza viene un po' a meno per motivi molto difficili, in realtà non lo sappiamo neanche noi il motivo, possono essere più svariati, e a un certo punto incomincia a prendere le aree principali motori del nostro corpo. Dunque è una malattia, un morbo sicuramente invalidante. Noi non siamo capaci di capire come fare a reinsegnare il nostro corpo a produrre dopamina, e quindi gliela si dà chimicamente. La dopamina che viene data chimicamente è la dopamina che comunque dovrebbe andare bene. È una dopamina simile alla nostra, ma non è la nostra. E qui, appunto, come dicevo prima, tutta una serie di effetti collaterali. Sono tre le aree principalmente colpite. Si chiamano area frontale, area visospaziale e i nuclei della base. Sostanzialmente il cervello che si rende conto di non essere più in grado di dare tutto il movimento al nostro corpo incomincia a viaggiare un po' a risparmio energetico per favorire invece le parti più nobili, no? Dunque il respiro, la deglutizione, abbandonando quello che costa tanto fatica, la periferia. Quindi è sicuramente una malattia molto complessa. Passi avanti in questa malattia se ne sono stati fatti, sì, sono stati fatti, ma molto pochi. I rimedi che utilizzano oggi cercando di migliorare questa situazione sono, dal punto di vista chirurgico, un impianto
che si chiama the brain stimulation, cioè una stimolazione profonda cerebrale che però ha un'azione positiva soltanto per una piccola nicchia di Parkinson, tendenzialmente tremorigeni, ma insomma deve avere una serie di caratteristiche. Sono due stimolatori che vanno a interagire in una zona precisa nel nostro cervello, creano questa corrente e corrente va a ridurre quello che è il gap di movimento cerebrale. Il vostro intuito vi ha portato a ragionare al contrario, siete partiti dai piedi. Il nostro intuito ci ha portato a ragionare osservando gli sbagli altrui. Perché? Perché l'impianto di DBS, anche se è funzionato bene per tanti pazienti, e dopo qualche anno non funziona più così tanto bene, si è visto che stimolare una determinata area del cervello dopo qualche anno crea una suefazione importante. Quindi il paziente, nel caso tremorigeno, non è più tremorigeno, ma diventa assolutamente acinetico, dunque bloccato completamente. Quel blocco lì che è causato dopo 4-5 anni dall'impianto non è la malattia, è l'impianto che ha causato questo. Dunque lei si trova di fronte a un'altra malattia, certo, che è una parte necrotizzata di uno stimolo continuo. Quindi, per quanto possa aver migliorato la situazione di vita, sicuramente oggi lo si propone tanto, però dando delle linee guida. Non devi superare i 70 anni, devi avere un certo tipo di Parkinson, devi firmare 1,5 miliardi di consensi informati, perché? Perché comunque le controindicazioni come i rigetti e quant'altro sono veramente l'ordine del giorno. Quindi sicuramente come spia il fatto di aver osservato questo fenomeno per noi è importantissimo. Il secondo fenomeno è stato quando hanno approvato, sempre gli americani, ancora tutt'oggi ogni tanto lo fanno, inserire la duodopa, che sono gli impianti che vengono messi al posto di prendere il farmaco direttamente in bocca, perché dovresti assumerne tantissimo, viene inserito un tubo nel duodeno con una pompa e ciclicamente, goccia per goccia, entra questo farmaco in corso. E anche lì i pazienti, insomma, non hanno vita facile, perché oltre ad avere ancora il Parkinson, hanno comunque spesso delle infezioni abbastanza importanti. Quindi non è sicuramente una strategia fantastica, fino ad arrivare invece alla porta dei piedi, cioè quello che si può tenere dal cervello, quello che si può tenere a livello spinale, con grande successo noi l'abbiamo visto che si può tenere dai piedi, perché la via dopaminergica è la comune. Quindi partendo dal piede, senza creare controindicazioni e fregandosene degli anni del paziente, perché non ha controindicazioni, riusciamo a riaccendere le aree motorie tanto quanto fa DBS o la duodopa. E in questo una stimolazione veloce, 96 secondi se dico bene. Sì, 96 secondi dopo i quali abbiamo veramente un cambiamento nell'aspetto motorio del paziente. 96 secondi dove si va a fare, ci sono 4 punti, 2 su un piede, 2 sull'altro, uno è sulla punta dell'alluce e l'altro alla base dell'alluce. Vengono stimolati per 6 secondi ogni punto in una sequenza particolare con intensità, certo, che è singolare per ogni paziente, e lì sta la taratura dell'apparecchiatura. Dopodiché, finiti i 96 secondi, abbiamo i classici 2 minuti di attesa, di riposo. Esatto, aspettiamo un attimo che tutto si riprenda, che il paziente si riassesti, perché ovviamente i test vengono fatti da sdraiati, certo, quindi dobbiamo aspettare un attimo. I fondamentali sono i 2 passi lunghi una volta che abbiamo finito il trattamento. Questo perché riprendono quegli schemi motori del passo che sono normali e sono quelli, diciamo, che è l'ampiezza massima che riescono a compiere, sì, perché così insomma ci sarà comunque una regressione dopo, man mano che la terapia smette di fare il proprio effetto. Certo, allora la durata del trattamento è variabile per ogni singolo paziente. Non vuol dire che questo sia più grave quello che, sì, ha una, diciamo, durata di 2 giorni è... piuttosto che quello che ha la, sì, durata di 4 giorni del trattamento e del beneficio, sì, che Gondola produce. Vuol dire solamente che il suo sistema nervoso mantiene, altro, mantiene, certo, stimolati i neuroni per questo lasso di tempo. Dopodiché pian pianino il paziente si accorge che finisce la stimolazione perché ritornano i sintomi che aveva prima. E lì si accorge della differenza reale del prima
e del dopo, quando finisce la stimolazione. Quando finisce la stimolazione mi dico: ah, è durato solo 2 giorni. Come è durato? Sì, sono stato bene per 2 giorni, poi dopo è tornato con la delusione, sì, di aver risentito e ripercepito di nuovo il peggioramento, diciamo, di prima, motorio. Certo. E qui il bello di gondola è che quando l'hanno a casa questa differenza così enorme non si sente più. Perché si rifà nel momento stesso in cui comincia, certo, a degradare. Esatto, infatti diamo come tempistiche proprio il lasso di tempo in cui la stimolazione rimane attiva, prima che si scarichi, rifacciamo di nuovo la stimolazione e quindi si raggiunge un certo livello di miglioramento e si mantiene per finché la fanno, ecco, certo, insomma. Sì. Noi di tutto questo continuiamo a parlare, avete visto, il mondo è ampissimo e di cose da dire ce ne sono tante, anche perché ancora non abbiamo parlato del problema invece diverso legato all'evento ischemico, per cui brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi. Ed eccoci rientrati in studio, stiamo parlando del morbo di Parkinson, tra poco parleremo anche dell'ictus cerebrale, lo stiamo facendo alla luce dei progressi della tecnologia legati, in questo caso a un dispositivo medico che nasce all'interno di un'azienda svizzera a Losanna, il Gondola Medical Technologies, lo strumento, il dispositivo appunto si chiama Gondola, e finora abbiamo parlato dei benefici legati all'erogazione della terapia sul morbo di Parkinson. Prima di passare però al secondo argomento, sempre correlato, cioè l'ictus, Chiara, proprio su quello che stavi dicendo prima della pausa pubblicitaria, ovvero che il vostro obiettivo poi è che l'erogazione della terapia venga fatta con il dispositivo che si lascia al paziente, che quindi lui da solo o magari anche aiutato fa a casa sua, c'è una domanda che ci hanno fatto, magari appunto sentendo i nostri discorsi, a volte può venire anche, è legittimo, ecco, chiedersi, ci chiedono se il dispositivo gondola ad uso domiciliare, quindi quello che appunto il paziente poi ha per sé e basta, perché sappiamo che sono tutti fatti su misura e sul singolo paziente, se questo dispositivo domiciliare eroga la stessa terapia del dispositivo che vengono ad usare quando vengono in ambulatorio. Esattamente quella, cioè non cambia di una virgola, l'unica cosa che cambia è il dispositivo che ovviamente dovendolo utilizzare per tutti i pazienti e non potendo creare un plantare su misura per ognuno istantaneo, certo, abbiamo bisogno di un plantare che si adatti ai piedi dei pazienti di qualsiasi dimensione, di qualsiasi forma e così via. Quindi la gondola che abbiamo noi, quella professional multipaziente, serve solo ed esclusivamente per adattarsi ai piedi diversi di ogni singolo paziente. Invece quella che viene fornita a casa, quindi viene acquistata dal paziente, viene confezionata su misura e tutto quanto, è proprio perché abbiamo la possibilità di confezionare un plantare preciso e perfetto per il paziente e viene tarata sui suoi punti di stimolazione e sull'intensità della sua stimolazione, quindi certo, del paziente singolo. Non può essere scambiata, perché tante volte mi chiedono: ma se io la prendo posso? No, assolutamente no, è assolutamente personalizzata. Da non fare, anzi diciamolo chiaramente, approfittiamo di questa infatti domanda. Mi è venuto in mente. Ecco, se chi ci ascolta è uno dei possessori del dispositivo gondola, ecco, che non gli venga in mente di prestarlo per una prova magari a chi dovesse essere nella condizione identica di un Parkinson. A volte chiedono proprio questo: ma se io l'acquisto dopo, sa, c'è mio cugino, mia sorella, ognuno ha la sua. Che è legittima anche questa domanda. Certo. Io mi metto nei panni di chi ci ascolta e ovviamente... Sì. Infatti anche sfatare questo dubbio va benissimo. Assolutamente. Non può essere interscambiato, anche perché dovremmo sostituire... Ho fatto provare per sbaglio, cioè dovete sempre prima recarvi in ambulatorio. Anche perché certo, i punti di stimolazione non coincidono assolutamente, certo, in nessun tipo di paziente e addirittura molto spesso da un piede all'altro sono diversi, quindi ecco, è assolutamente non fattibile
la cosa, ecco. La stimolazione che vengono a fare in studio è esattamente quella che loro faranno a casa. L'unica cosa che cambia è la semplicità di utilizzo del dispositivo, perché ovviamente lì io devo comunque agire, sistemarlo e devo regolarlo. A casa, una volta che è tarato, sistemato, loro hanno 5 minuti 5, appoggiano il dispositivo per terra, perché in quel caso lì lo si fa da, certo, seduti, non più da, infatti, sdraiati. Prima, la regia ci ha fatto vedere quali sono le azioni da compiere a casa, cioè, certo, con il proprio dispositivo, sì, da soli, facilmente. Da soli, facilmente da soli. Poi, se uno vuole farsi aiutare da qualcuno in famiglia... Certo, non, mi non viene è un da problema. Pensare se non riescono a piegarsi. Esatto, esatto, per qualsiasi ragione, ecco, insomma, c'è la difficoltà, sì, a piegarsi, ma comunque una volta istruiti a calzarla, che è la cosa più, tra virgolette, difficile, nel senso che devono proprio imparare loro ad essere tranquilli e sereni nel, sì, nell'infilare i piedi. Una volta quello, il dispositivo è talmente semplice che lo potrebbe usare anche un bambino, ecco, insomma, non, e non si può sbagliare, basta accendere e spegnere, no, non ci si può erogare una terapia sbagliata, no, ecco. No, 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 assolutamente, una volta impostato quella è e quella rimane, ecco, quindi assolutamente sicura. Beh, poi ovviamente vengono istruiti da voi prima di portarsi, ovvio, a casa la prima volta lo strumento, quindi... Ah, assolutamente sì, perché se non vediamo che loro, certo, la fanno correttamente, insistiamo finché non l'hanno proprio eseguita bene, ad hoc, quindi assolutamente su quello. Poi qualsiasi cosa comunque noi facciamo punto di riferimento, certo, quindi dovessero avere il dubbio, la perplessità, l'incertezza, il fatto che non sono convinti, ecco, che le cose non vadano per il verso giusto, basta un colpo presti di telefono. Il loro punto di riferimento. Sì, sì, sì. Anzi, ecco, a proposito di numeri di telefono, intanto vi ricordo che l'ambulatorio di Chiara è a Copparo, quindi è il nostro primo presidio vicino a Ferrara. Quando sentite parlare di gondola, diciamo che il punto di riferimento è proprio l'ambulatorio di Chiara a Copparo. Per quanto riguarda invece i numeri di telefono o il sito, insomma, proprio dell'azienda Gondola Medical Technologies, ecco, come vedete in grafica, questo è il numero di telefono 02 970 70465, e questo per quanto riguarda il centro disturbi del movimento di Milano, ma il numero di telefono resta il medesimo anche diciamo per il centro in Svizzera. Questo numero di telefono resta il vostro punto di riferimento primario per raccontare la vostra situazione, il vostro stato di necessità o meno di poter diciamo avere bisogno del dispositivo gondola. Ovviamente è sempre consigliabile intraprendere una strada graduale, quindi medico di famiglia, non so, dopo mi spiegherete anche voi meglio, il neurologo, poi si spera che l'iter avanzi verso gondola, ma correggetemi se sbaglio, la persona può anche decidere volontariamente di venire in ambulatorio perché si rivede in questo schema di disturbi del Parkinson, o magari gli è stato proprio diagnosticato senza l'indicazione dell'esistenza della gondola e lo sente per la prima volta in televisione. Viene da te, può farlo? Sì, certo, sì, assolutamente sì, non ci sono problemi, con la propria documentazione si recano presso lo studio e poi vediamo, facciamo una piccola valutazione, vediamo se le cose possono rientrare nella casistica, anche perché, dottor Tassin, l'abbiamo sempre detto, oltre a non avere effetti collaterali, gondola dà una risposta immediata. Sì, assolutamente, ma poi è una domanda intelligente quello che ha fatto. Sostanzialmente nel mondo del Parkinson il neurologo, come è già stato detto più di una volta, nel momento in cui posiziona un piano terapeutico, oltre non va, non ci sono altri strumenti. Quindi il paziente, con tutto rispetto, viene un po', no, lasciato un po' a se stesso. E nella parte riabilitativa c'è poco, quel poco che c'è spesso sono questi centri che fanno i ricoveri di 4 settimane all'anno, che ci vogliono 27 anni per riuscire ad accedere, e quando accedi sono 2 ore al giorno di riabilitazione motoria che potresti fare tranquillamente a casa, quindi non c'è molto. Il paziente Parkinson è un paziente stufo, il paziente Parkinson è un paziente stanco. Inizialmente, anche se fosse un combattente, non lo è, cerca di migliorare, e quando si rende conto che, a prescindere dal farmaco, che come abbiamo detto fa delle cose, ma dà anche altri problemi,
e si rende conto che il suo corpo non risponde assolutamente ai suoi comandi e si rende conto che anche mettendoci della buona volontà la riabilitazione non è sicuramente la strada ottimale per migliorare, tende a rimanere solo. Quindi il motivo che tantissimi pazienti Parkinson vanno nel centro di Chiara o altri centri è gente che si mette a cercare su internet una soluzione diversa da quella che già conoscono. E quindi è brutto dirlo, ma ancora oggi in tante occasioni noi siamo, nonostante la scienza che ci supporta, nonostante la crescita aziendale, nonostante le country in giro nel mondo che ci vogliono, siamo ancora spesso un fanalino di coda, cioè il figlio di un dio minore. E allora a un certo punto un paziente, a un dato momento, ci prova, guarda su internet, si rende conto che il farmaco non lo aiuta tanto, la riabilitazione è stato un disastro e prova a fare questa strada. E questa strada è la strada più semplice in realtà, perché è una strada dove comunque nessuno ha la presunzione di guarire nessuno. Il paziente viene liberamente presso un ambulatorio con una diagnosi certa, quindi il problema ce l'ha. Tutto quello che succede in quei 96 secondi è merito sicuramente di Gondola. Quindi se il paziente arriva, cammina molto male, esce che cammina molto meglio e sta bene due giorni, ecco, una delle grandi ancora punti di domanda è sentirci spesso, ma penso che anche Chiara lo senta dire tutti i giorni, se fosse così perché non ce l'hanno tutti? Questa è una cosa che purtroppo noi non siamo capaci di rispondere. Aperta. Una domanda che lascio rispondere agli altri. Non penso che ci sia un enorme conflitto dal punto di vista dei farmaci. Penso più che altro che ci sia la non volontà di divulgare cose nuove o proporre qualcosa di nuovo pensando che se non va bene la colpa è del mandatario. Invece no, dobbiamo cominciare ad essere molto più aperti. La medicina sta diventando sempre più settoriale, quindi la risposta di neuroriabilitazione nel Parkinson non c'è, o se c'è è molto rara. Qui abbiamo uno stimolo che gli americani facevano nel cervello, noi lo facciamo sui piedi, 96 secondi ti rendi conto se per te cambia la vita, punto. Certo. Questo è quello che noi abbiamo da oggi da poter dare. La cosa impressionante, e lo abbiamo anche mandato in onda e ascoltato più volte, è che la gran parte delle persone intervistate che utilizzano Gondola l'hanno scoperta o per caso o perché ne hanno sentito parlare o perché hanno cercato in internet, come dice lei, dopo stanchezza, dopo essere stufi di non avere miglioramenti e quindi voler proprio trovare una strada diversa, ecco che spunta fuori Gondola. Triste. È triste. Triste, molto triste, perché come Gondola per il Parkinson o per malattie neurodegenerative ci sono altri device per altre malattie che funzionano molto bene, molto collaudate, molto visibili dal punto di vista scientifico, ma spesso anche lì ci si arriva per sentito dire. E tutto ciò che si arriva per sentito dire come mentalità è dire, bah, sarà vero, perché... Insomma, se non me lo dice il mio medico di base, che tra parentesi in questo momento i medici di base penso che siano le persone più bistrattate d'Italia, poveri cristi, non hanno neanche tempo di respirare, li mando dal neurologo, il neurologo ti dice il piano terapeutico è quello, arrivederci, grazie. A livello riabilitativo ti si presenterà un paziente col freezing che cade 20 volte al giorno, per chi lo deve gestire è più pericoloso che tutto il resto, che il guadagno. Però anche le cadute appunto sarebbe il caso di evitarle. Ma vede, noi abbiamo fatto, stiamo conducendo dei lavori sempre su Gondola per dimostrare che i nostri pazienti cadono n volte in meno rispetto a chi non usa Gondola. Pare che sia di poco interesse, quindi non puntiamo neanche tanto su il dimostrare quello che abbiamo già dimostrato su 18 lavori scientifici, ma continuiamo comunque l'attività, ma puntiamo molto sulla qualità della vita. Certo. Dunque, se ti muovi meglio, vivi meglio. Che poi è lo slogan, però è la verità. E allora gli ultimi minuti di questa trasmissione li vorrei proprio dedicare all'altro aspetto che ho evidenziato nel titolo, quindi l'ictus, l'evento ischemico, perché a differenza del Parkinson arriva in un determinato momento e fa i danni, li fa tutti in una volta. Li fa tutti in una volta, li fa male, lì bisogna fare una cernita tra i vari danni, ci sono dei danni che sono molto transitori, dunque in realtà è molto lieve, il paziente ha una perdita emorragica che poi si riassorbe
per seconda intenzione molto velocemente, dunque inizialmente può avere qualche piccolo gap fisico, ma nell'arco di 3-4 mesi si risolve da solo. Ci sono degli eventi molto più seri che il paziente purtroppo non ce la fa, e poi c'è tutta una sfera di pazienti dove sono mediamente gravi, dove non gravi da morire, quindi sono riusciti a superare un certo tipo di evento, sono stabilizzati, hanno fatto un recupero medio-basso sulla loro capacità motoria, e questi ultimi sono parcheggiati tanto quanto il Parkinson, che non sa più dove andare, perché anche lì è lo stesso modo. In realtà sul Parkinson è una malattia neurodegenerativa, c'è sempre l'idea che più fai e meglio stai, invece non è assolutamente vero. Invece per quanto riguarda l'ictus si ragiona al contrario. I primi 6 mesi ti faccio un sederone grosso così, cercandoti di farti migliorare il più possibile, da lì in poi vattene a casa. No? In realtà è una gestione pessima, è una gestione pessima. Lavorando tanto sul Parkinson, dunque non tanto sulla malattia neurodegenerativa, ma tanto sull'aver capito le vie di apprendimento del passo, proporre al paziente con ictus, dunque con un evento ischemico, siccome che le vie sono le medesime, abbiamo notato in tantissime occasioni una netta riduzione della spasticità dell'arto, un aumento notevole della capacità motoria e dell'equilibrio. Quindi, quasi caspita, miracoloso. Certo. Bravissima, questo è quello che noi oggi possiamo fare. Dunque, migliorare del 30-40%, a volte molto di più, la condizione base di cui noi vediamo un paziente dopo 2-3 anni dall'evento ischemico. Quindi il sogno nel cassetto, già detto più di una volta, è quello di avere un paziente con un evento ischemico di 2 mesi, di 1 mese, di 3 mesi, di riuscire ad arrivare in stroke unity e fare la stimolazione direttamente all'interno della struttura, direttamente nel letto, per fare in modo di non far perdere la via di afferenza del movimento. Purtroppo ancora oggi è un'utopia. Noi su questa utopia insieme a voi speriamo di lavorarci per renderla invece una realtà. E che cosa accade nella riabilitazione dell'ictus quando invece il paziente sta utilizzando gondola? Come diceva il dottor Tessin, la spasticità diminuisce e quindi diventa più facile muoversi, e quindi anche l'equilibrio, il fatto di recuperare la sicurezza sull'arto paretico, e quindi il fatto anche di abbandonare gli ausili, certo, che di solito vengono proposti per una questione di sicurezza, esatto, piuttosto che deambulatore, certo. Deambulatore molto meno, perché ovviamente se abbiamo l'emilato colpito sì, l'arto superiore sicuramente avrà le sue problematiche, quindi viene dato il bastone o sì, il trigode. Sì, perché descriviamolo un attimo, questo paziente con ictus, che anche qui a volte poi erroneamente diamo per scontato. Chiara, cerchiamo di dare un'idea di che figura abbiamo davanti agli occhi, poi magari anche la regia, se ha qualche immagine, ci aiuterà. Certo, è un paziente che comunque ha un emilato, quindi sia l'arto superiore che l'arto inferiore, che viene colpito da questa spasticità che è riferita al danno che c'è stato a livello neurologico, che di solito è il controlaterale a cui è stato fatto il danno cerebrale. Okay. Quindi abbiamo questa persona che ha un emilato che funziona come funziona, più o meno come funzionava prima, e quindi si sente la parte diciamo normale, sì, tra virgolette, e l'altra parte che invece ha difficoltà motorie sia all'arto inferiore che all'arto superiore. Quindi, a volte può essere più colpito l'arto inferiore, a volte può essere più colpito l'arto... Quindi un braccio che non si muove, una gamba che non si muove, non che si muove, si trascina dietro. Certo, c'è proprio un tipo di cammino particolare dove il piede e la gamba avanza in maniera rigida, e di conseguenza sì, ha anche una destabilizzazione sul discorso dell'equilibrio. Sull'equilibrio, certo. Certamente. E questo impedisce di avere un'andatura normale del passo e compiere le azioni quotidiane anche lì, cioè alzarsi da una sedia o raggiungere un oggetto, prenderlo. Certo, le difficoltà che ci sono a livello motorio ovviamente possono essere di varia gravità, e il recupero essere anche di diversa entità, quindi partiamo da un quadro X e poi da lì si vede, ecco, come evolve il recupero, certo, del paziente. Ma la spasticità di fondo rimane.
Non è che con la riabilitazione classica questo si riduce il tono della spasticità, e quindi quello che fai nella riabilitazione classica è sempre un compenso. Con gondola invece il tono della spasticità si riduce, quindi il movimento sia del piede che del ginocchio che dell'anca possono avere dei miglioramenti notevoli, e quindi il paziente riferisce che la gamba è diventata più leggera. O, non so, chiedo, se la sente di nuovo un po' più sua? Certo, 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 questo è uno degli aspetti fondamentali, cioè riprendere padronanza di quelle che sono le proprie abilità e soprattutto del sentirsi di nuovo una parte del proprio corpo che fino a 5 minuti prima, ecco, era di qualcun altro, ecco, chiamiamola così, o era comunque non controllabile, non governabile come voleva lui. Questo è. Grazie Chiara, grazie dottor Tassin. Il tempo per noi questa sera è terminato. Come vedete, di discorsi ce ne sarebbero da fare ancora tantissimi, e vi prometto che continueremo a farli, per cui l'appuntamento con Sanità Benessere Oggi è come sempre per il prossimo venerdì. Io vi ricordo che tutte le puntate potete sempre rivederle attraverso il canale YouTube di Telestense, e potete seguirci comodamente da casa sui TV, sulle Smart TV attraverso un'app, ma anche sui vostri dispositivi mobili, sempre con un'app dedicata. Ovviamente il canale invece resta il 19 del digitale terrestre. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Grazie. E grazie a voi di averci seguito fin qui. Arrivederci.